Ragazzi, buongiorno a tutti. Finalmente Minecraft da un secolo. No, non l'ho mai portato, ecco perché ve lo porto ora. Cancelliamo il nome e non vi rivelo come lo chiamerò, perché lo scoprirete da solo e da soli. Sì, le parlo male, lo so. Ecco qua. Mister L rimandato. Bastardo come non mai. Super piatto non lo voglio. Ogni gioco non mi interessa. Crea nuovo mondo, finalmente. Mi sono fatto malissimo. Stavamo dicendo, finalmente, perché volevo portarlo da sempre sul canale, però il PC, sì, PC è chiamato, aspettate, guardate che skin fiera, ma però sono io questo, non è vero. Allora, questo qua non è su sì, allora dicevo, il mio computer, chiamarlo PC è un complimento, perché è un cazzo, è un portatile che è vecchio di 7 anni, che però fa ancora la sua bella figura, ma per giocare non, assolutamente no. Mi laga? No, neanche, no. Forse mi laga anche Undertale, che girano su quelli là che hanno ancora, su quelli di 20 anni fa. Stavo dicendo, cioè, su console hanno migliorato molto, cioè, sono molto indietro con gli aggiornamenti. Non abbiamo neanche gli scudi noi, siamo nell'età della pietra. Però almeno qua il tutorial te l'hanno messo, no, in quella RPG no, ti arrangi tu sponi nel tuo bel posticino e basta, se sai cosa fare bene, se no ormai i soldi li hai pagati. Allora, io vorrei andare a cercare un villaggio, ma non sono molto sicuro di trovarlo, quindi io vi faccio come sopravvivere la prima notte. Spaccate tutto il legno che trovate. Tipo, io li spacco, io uso più tipi. Ammazzate tutte le pecore che vedete, perché dovete farvi la lana per il letto. Dov'è? No, una sola forse no. Ma perché no? Anzi, fatto. Ora ci facciamo una bella ascia, perché l'ascia mi serve per... Ah, eccola qua. Più 3 danni d'attacco. Per favore stai fermo mentre ti uccido. Grazie. Io spacco sempre legno così per... anche per divertimento. E poi... basta così. Sì ragazzi, non so che parlare, sono stanco, sono depresso, ho finito di guardarmi Full Metal Alchemist, non so cos'altro fare, non so cosa fare nella vita. A parte che è uscito Pokémon Go, quindi acchiappiamoli tutti. Sì, porterò Pokémon Go sul canale, tranquilli, porterò il prima possibile quando uscirò per andare a prenderli. Siamo nella non so come definire questo posto, perché è pieno di alberi spicchio, cioè meno di alberi, stecchi maldissimi, nella valle dei secchi siamo, quindi usciamo da sto posto che i nemici si riparano. Non state nelle foreste, che quando uscite dopo la notte tu sì, tu quando sei da solo, se erano in due magari li risparmiavo, perché potevano tornarmi utili, che mi dimentico sempre come si fa. Qui una sola, ancora una sola. Per favore stai fermo mentre ti uccido. Gentile. Oh, sopra un albero. Così vediamo se c'è qualcosa. Come diavolo c'è finita là sopra Come diavolo c'è finita là sopra la pecora? Vedete l'ombra di un villaggio? No, io non vedo neanche il villaggio. Non l'ombra. Aia. Spacchiamo l'albero che tanto. Prima o poi cadrà quella pecora. E quando cadrà io sarò sotto con una scia. Spero che droppino anche le mele. Ah, tu, sì, tu. Ecco. Le piume, importantissime per farci le frette. Anzi, per adesso mi bastano... Tu muori, ti prego. No, scendi. Mira. E si è spaccata l'ascia. Non potrei nulla contro il mio bastone. Ascia. No.
Stavano dicendo? Vabbè, anche il piccone, perché un piccone dobbiamo averlo. Scendi dal mio banco da lavoro. Basta così, possiamo anche smettere. Ce ne bastano tre. Vabbè, in caso. Io vado. Sì, dai. Ma chi cavolo prendo in giro? Andiamo a cercare un villaggio. Ah. Anche se in mezzo al deserto. Vabbè, se in mezzo al deserto lo lascio là. Perché io. Poi come cavolo vado a prendere gli animali? Ma perché mi sono buttato qua sotto? Oh, grazie per il piedistallo. Una laguna. Di Venezia. Lì non è un extreme hill, io direi la casa. Se non riusciamo a trovare un villaggio, ce la facciamo sull'extreme hills. Perché sotto l'extreme hill è l'unico posto dove puoi trovare gli smeraldi. L'unico. Ecco perché se non volete il villaggio. Beh, se avete un villaggio vicino all'extreme hill, è il massimo di quanto si possa chiedere. Dove cavolo è il mio piccone? Mi dimentico sempre qual è il pulsante. Ah no, è fuori, pensavo fosse un creeper. Il carbone serve. Con l'aria in aria non posso farsi un piccone con l'aria in aria, lo sapete benissimo. Però è bella da vedere, quindi la prendiamo lo stesso. Il carbone serve per fare le torce, per chi non lo sapesse ancora. Oppure per alimentare la fornace, anche se la fornace la puoi alimentare a legno o anche a lava se vuoi. Un secchio di lava dura un botto. Tu puoi, come dire, c'è anche uno ha fatto anche un progetto di una super fornace. In pratica tu fai uno stock di 64 in un peto secondo. Io non so ancora come si fa, però so come si fa una come si chiama, una specie di metitrebbia. Sì, tu vabbè, una fattoria che si automatica, tu pianti e te lo raccogli da solo. È molto comoda. Allora, il mare è molto profondo lì. Che ci sia un monumento là sotto. Sì, ci sono anche i monumenti in questo gioco. Dove volevamo andare? No, davvero. Mi sono confuso mentre parlavo. Ah, già, questi mi servono. Le pagine. E poi anche per piantarli dopo. Vicino all'acqua, ovviamente. Ah, già, dovevamo andare nella. E quanto mi sono perso? Tanto. Ah, già, di là. No, no, non di là. Se inciampavo lì, se inciampavo lì. Chi mi sentiva? Ne tiravo così tante che veniva. Oh mio Dio. E questo che cavolo è? Ah, è quello della sabbia rossa. No, 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 io me la faccio qua da casa. Altro che. È un extreme quella, no? E allora no, col cavolo come la faccio qua. Oppure potrei fare un tunnel sotterraneo che mi porta fino sotto una che estremi. Ma perché non posso parlare come le persone normali? No, no, devo incastrarmi sulle mie stesse parole. Ah già, di qua c'è un villaggio forse. Però se guarda che quanto è grande il posto, eh? No, nessuna traccia. Però c'è della sabbia rossa là. Questa è. Sì, arenaria. Sai che è bello farsi una casa con questi? Dov'è il sole? Il sole. Ah, sta calando il sole. Abbiamo abbastanza. Dov'è? Eccolo qua. Avanti, avanti, dobbiamo farci il letto. Poi ci possiamo anche sotterrare, ma va bene. Tanto Minecraft fa tutto. Non qui ovviamente. Qui. No, neanche. Qui. Quanti. E dai. Dai, dai, mi stanno. Loro con. I minuti con. Secondi contati. Qua. Ben sotterrato. Ovvio che ci saranno mostri. Ops. E chiudiamo il passaggio. Non vedo niente. In pratica stiamo dormendo. Ci svegliamo? Oh, siamo svegli. Ho visto il bianco del. Ah,
Aspetta. Oh, siamo usciti. Tecniche di sopravvivenza estrema. Ma quello la conta come extreme hill o no? Ok, continuiamo l'esplorazione. Corri? Ah, già. Montone crudo. Quanto è buono il montone crudo? Poco perché fa schifo. Ok, alberi di tutti i tipi. Forse anche troppi tipi. Ma il villaggio dov'è? Cos'è quella? Ho visto qualcosa là sopra. L'avete visto tutti? Se cadevo di botto. Vabbè, non ancora. Dobbiamo andare a piedi così lenti lenti. Bim, 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 bim. Oh, fiore, così possiamo. Ah, grazie, mi ha ucciso una pecora. Apprezzo quando i cani fanno questo lavoro. Tranne quando ho un allevamento di pecore. Da sì che mi arrabbio. Metto. Ma vuoi scoprire che quello che ho visto era questo? Io pensavo, cazzo, la casa della strega. L'ho trovata. Oh mio Dio, invece era un mucchio di terra. Vabbè, si confonde spesso quel legno. Sai che ci starebbe qua, no? Un villaggio. E invece no. No, il gioco deve essere stronzo. Non può concedermi. Toh, tieni un villaggio. Abbiamo pietà. Neanche. Cioè, apprezziamo i tuoi sforzi. Tieni un villaggio. No. No. Apprezziamo i tuoi sforzi, così te le diamo. Ah, bene. Quello che volevo. Lì c'è una giungla. Così quasi mi stabilisco qua. Cioè là sopra le montagne. Ovvio che ci vorrà più tempo per arrivare fino al fondo. Però se facciamo un tunnel arriviamo sotto l'Extreme Hills. Ho sentito qualcosa. Vabbè, fate che non può salire in superficie. Perché? Sennò morirebbe. Quindi fanculo tutto. Io la casa me la faccio lì. Fatta di arenaria rossa. No. No, 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 si confonde, si confonde. È bella, ma si confonde. Odio odio tutto in pratica di sto gioco. Ah, non è resistentissima. Sì, arenaria, cosa volete? C'è anche arenaria bianca. Ah, no, è argilla. Vabbè, è argilla, oh, mica male. Ah, argilla arancione. E cavolo, io pensavo, cavolo, quanto è vasta sta cosa. È argilla. Sono rimasto male. Ah, siamo arrivati in cima. Da qua possiamo vedere. Allora, se non riusciamo a trovare un villaggio da qua sopra, mi stabilisco qui. E non si discute. Ho abbastanza legno per sì. Taglio qui, taglio lì, taglio qua. Abbiamo cibo che non sia carne. Dipendenti dalla carne. Dove lavori? Alla carne, dipendente dalla carne. Battuta da schiaffi che merito di morire adesso in Minecraft. Argilla, marrone. Oh, ah, mi serve il pietrisco. Oh, vedete? Qua c'è una pecora. Poi ho visto anche una mucca. Quindi dovrebbe essercene sicuro. Due mucche e mi va benissimo. Vedete un'altra pecora. E mi sta. Vabbè, le galline erano sopra il come si chiama? Sì, sopra la montagna là. 2 minuti le porto al recinto. Però un recinto sopra le montagne. C'è un'espansione limitata però. A meno che non li faccio in pianura. Ah, ecco le lilepe. Però anche di vari colori. A parte gli scherzi, stiamo morendo di fame. Facciamo la boom. Devo smettere di incantarmi sulle parole perché sono un disco. Mi incanto quando voglio. No, non dirmi. Ah, ok. Pensavo. Dov'è il tavolo? L'ho dimenticato lì. No, 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 lì ho avuto un attacco di panico. Oh, finalmente. Adesso possiamo cucinare. Ora dobbiamo stare. Se stiamo fermi, non consumiamo fame. Cioè, c'è cibo. Quindi stiamo fermi, immobili. Poi. Non so se possiamo qua. Ma con la palla possiamo prendere la neve. Possiamo prendere la neve. Ma non so se resistono qua i pupazzi di neve. Se no li metto come a guardie. Ovvio non esposti come. Non esposti come un iPhone in vetrina. Ah, danno 3, io pensavo d'essero. Ora il pollo, che credo che.
dia qualcosa. Cioè, non usiamo tutto il carbone qua. Intanto recuperiamo le nostre cose e spacchiamo qualche altro pezzo di pietra. Poi c'è la parte fondamentale, la casa, come la facciamo? Ovvio che io pe sto pensando, facciamo una casetta per adesso, poi la espandiamo di sempre di più, fino a creare una fortezza. Beh, un sentimento no. Che bello l'effetto. Meglio quasi quasi. E il recinto lo faccio in pianura e la casa la faccio in montagna. Hai finito? Oh, hai finito, bene. Bene, possiamo andare. Prendiamo il carbone rimanente. La fortuna del principiante. La sfortuna del principiante, magari. Dov'è il sole? Non perdiamoci in cavolate ora. Facciamo la casa, punto e basta. Sì, come sopravvivere la prima notte in Minecraft? Se vabbè, siamo passati 2 notti. E recuperiamo il carbone rimanente perché ci servirà più avanti. Non abbiamo niente da usare. Sì, legno di abete, ma. Sì, io sono un legno di ebete. Che bravo, perdi tempo. C'è un'unica sola soluzione: seppellirsi. Andiamo a prendere un po' di quella sabbia. Però con una pala di pietra. Uff, ma perché ho sta Alzheimer, portami via. Ai. 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 Ho le ginocchia a pezzi. Oh, prendiamo tutta la sabbia possibile e ci facciamo un bel blocco di. Avete visto? Oh, questa sabbia possiamo usarla. Si può usare per il vetro sta sabbia? Se sì, siamo a cavallo. Facciamoci già una casa bella di arenaria così. Poi chi ha mai visto un po' di arenaria? Chi ha mai visto un'arenaria arancione? Nessuno. Facciamo un terreno pianeggiante, cioè levati mucca. Io direi pianeggiamo un po' il terreno sulla montagna. Cioè, in modo da non fare una casa che va su giù. Come vi stavo dicendo. Spaccare qua vi dà palle di neve. Con le palle di neve fate già servono le zucche. Vabbè, le zucche le trovate in giro per il mondo. Ho finito lo spazio. E vabbè. Ma sì, lana bianca ne abbiamo. Ah, capito. Sì, ho un pessimo gusto d'arredamento, ma. O così. Aspetta. Ma è perfettamente circolare, no? No, altro che circolare, sta qua è così ovale. Ma sbaglio o c'è qualcosa che non va? Ah, capito. Bravo stupido. Sì, l'ho fatta troppo, come dire. Ho esagerato, ho tolto. Bravo il mio ingegno. Dov'è? Dove? Legno, no, legno, la terra, dov'è la terra? Non ditemi che non ho terra. Come faccio? Un giocatore di Minecraft che non ha la terra con sé. Sì, guarda che poi cambiamo il perché fa schifo. Questa è la mia casa, ma tu vivi sulla neve? Sì, che bella casa. Di merda. Qua ci mettiamo la porta. Magari un po' più accogliente di un buco per terra. Uno, due, e la porta iniziale l'abbiamo fatta. Ora manca tutto, il resto. Non so quante volte ho fatto una casa su Minecraft, ma sicuramente è stata. L'avrò fatta centinaia di volte. Sabbia, no, la sabbia, l'argilla. L'unica cosa che mi interessa. Non ditemi che l'abbiamo già finita. Perché è là, sì che mi sale il comunismo violento che ammazzo tutti. Cosa. Ah, ok. Sapevi te cosa veniva fuori? Allora, non vorrei buttare sfiga. Di più. Più troneggiante. Non ne basta 64 per fare il tetto. Di più. Perché dovrebbe essere un 8x8. Questo è più di un 8x8. Spero sia l'ultimo viaggio, ma. Avete visto che la fame non è calata per niente? Nonostante ci siamo messi qua a scavare per centinaia di minuti. Che vi dicevo? Non era abbastanza 64, ecco perché ne ho preso di più. Sembra più una tomba. Ma va bene. Dov'è l'uscita? Mi manca l'ossigeno.
Il letto lo mettiamo o non lo mettiamo ancora? Perché il parquet dobbiamo farlo assolutamente. Esatto, ricominciamo già a togliere la terra. Il tappeto d'entrata. Ma che siamo, plebei? Che incivili. Dobbiamo mettere anche il tappeto, se no. Dov'è? Dove sono i patrizi di Roma? Non siamo miseri lavoratori. Blocchi di neve, blocco di neve. No, neve, no, quarzo. Chi se ne frega del quarzo? Chi è che lo guarda il quarzo? Di neve, quelli di neve. Stessi di neve, dai. Ho migliaia di. Oh, ecco qua. Oh, e già si è sfoltito tutto. Io la palla non la faccio ora perché ci mettiamo secoli a farla. Le torce. Mi stai prendendo per. Ah. Cioè, guardo. Non puoi fare le torce. Cosa? Cioè, con la carbonella non le posso fare. E te che accoglienza da riccone che abbiamo. Con le torce dobbiamo fare un lampione qua. Oh, il perché? Vedete quest'albero che sta tanto in mezzo alle palle? T'ho piantato. Il peggior pavimento del 3 dicembre. Terra misto roccia. C'è un arredamento che ti fa scappare appena lo vedi. È peggio di Herobrine. Avete visto come la Mojang trolla la gente? A ogni aggiornamento scrive rimosso Herobrine. A ogni aggiornamento. Così uno legge rimosso Herobrine. Allora non l'hanno tolto prima. E resta l'ansia. Ah, eh sì, perché. Dico dopo come fare il perché. Mai dire perché dopo parché. Perché sembra un. Allora, quello che ho detto è stato mai dire parché perché dopo perché. Ok, è meglio smettere di fare i giochi di parole, eh. Mi sta sfuggendo di mano, sta. Non ce la faccio più a spaccare con le mani. No, non buttarla via, butta via. Fammi la neve, la neve, la neve, la neve, la neve, eccola qui. Oh. No, fuori dalle palle, neve. Oh. Vedete come si spacca ora. Prima con le mani andavamo, come i primitivi, che siamo noi, Neanderthal. E dov'è? Ecco qui. Le slab dovete usare per farci parquet. No, non i blocchi interi, se no li sprecate. Sì, beh, fate che sembra lo stesso. Sembra lo stesso da sopra. Ovvio che. Fuori. Oh, cazzo. Non hai ancora. Anzi, no. Tu resti. Tu vai fuori. Che cavolo. Fa anche il prepotente. Vedete quanto è bello adesso. Il sole sta calando per la quarta volta. Dobbiamo buttare via qualcosa per forza. Le piume non le butto via neanche a costo della mia stessa vita, ok? No, sì, no, questa non mi piace. Questa mi piace, non posso averla. Quella di ferro brutta. Questa, sì, ancora, dai. Oh, guardate che bello, bravo, però. Ti dà l'accoglienza giusta. Ho dimenticato qualcosa? Ah, già, il perché. La soddisfazione di avere una casa nuova. Ora dobbiamo fare una cosa ancora più importante. Le casse. Oh, quanto comodo è. Dopo tutto questo tempo ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una casa tutta nostra. Venite fuori, mostri. Scherzavo. Ragazzi, finalmente ho portato Minecraft. Ecco qua quello che ho fatto. Quello che ho fatto il primo giorno. Cioè, no, cioè il primo episodio, appunto. E niente. Siete divertiti? Continuate a seguirci, io finisco qua l'episodio e oh cazzo. Ah, e no, aspetta. E ci vediamo, ciao a tutti.